Allora, registro, vedi. Ok. Va bene, Presidente, comincio a Sì, chiamare. signori, buongiorno, signora Meccia, buongiorno, signora Buongiorno. Bugalo, consiglieri tutti, Buongiorno, 12, Presidente. 11 e 13, appello. 11 e 13. Allora, Aresu. Presente. Cannella. Presente. Limuli. Presente. Maraventano, assente. Nona. Presente. Pernice, assente. Sino. Uno. Presente. Tutino. Tumbarello, assente. Ok. Valenti. Anche. Valenti? Al Assente? momento. Assente, sì. 1, 2, 3, 4, 5, sono 6 6 presenti. Presenti. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Ridò il buongiorno a tutti e nomino gli scrutatori, i consiglieri Cannella, Susino, Aresu. Se non ci sono contrari o astenuti, il consiglio approva all'unanimità. Approvato unanimità. Ok. Un attimo che vi do le comunicazioni. Se ci sono, perché mi ha appena chiamato il presidente, mi stava girando un po' di posta, quindi voglio vedere se tra queste ci sono comunicazioni. Undici e quindici, entra Valenti. 11 Nessuna e comunicazione, la presidenza non ha comunicazione, sono quindici. Entra tutte Valenti. comunicazioni Buongiorno. che riguardano la convocazione di Presente, giunta e il consiglio comunale. Buongiorno consigliere Valenti, quindi 11 e 15 entro il consigliere Valenti. Signora Bucara, abbiamo il verbale del 25, se non erro, da approvare. sì. Un Quindi attimo solo possiamo che lo prendiamo procedere. alla votazione. Certo, se non lo Sì. andiamo a vederlo. La facciamo per appello nominale, presidente, giusto? Sì. Ok. Allora, Aresu. Aresu. Ah, scusate. Prego, No, a posto, possiamo procedere. prego. Aresu. Favorevole. Si sente? Sì. Cannella, Favorevole. Limuli, Favorevole. Maraventano, sente. Nona, Favorevole. Sino, Favorevole. Susino, Valenti. Favorevole. Favorevole. 7 favorevoli. Allora, Approva 7 all'unanimità. favorevoli, approvato all'unanimità, Presidente. Perfetto. Sono arrivate ora le comunicazioni, ancora siamo in fase di comunicazioni. La RAP ci informa che da ieri è stato ripristinato il servizio di ritiro ingombranti a domicilio, momentaneamente sospeso per problemi tecnici. Quindi ora funziona come di giusto. L'assessore invece alla cultura ci invita all'inaugurazione della mostra Tagli di Carmelo Buongiorno, che si terrà venerdì 10 luglio alle ore 18 presso il Centro Internazionale di Fotografia ai Cantieri Culturali della Zisa.
Presidente, il numero della RAP si può avere? Quello di rifiuti numero ingombranti. Telefonico? Certo. Sì, sì, grazie. Prenda no, carta e penna. No, me lo comunica nel WhatsApp. No, io lo dico qua in seduta, non 091. La non la penna. Lo impari a memoria come lo so io, 091-649-1303. Aspetti un attimo, Presidente, vediamo se ricopre una penna. Sì. No. Sì. Io lo so in memoria, consigliere Valenti, quindi lo può fare anche lei. Richiesta firma del consigliere Nona di Serbo in via Cruillas, su tutta la via Cruillas. Richiesta firma del consigliere Nona di Serbo, scuola Vivaldi, via Giuseppe Cammarano. Io pronto, Presidente, 091. Sì, 649. Sì. 1303 ok, grazie Presidente. Prego, grazie a lei. Richiesta disinfestazione, quindi mi ha corretto le richieste di ieri, in sostanza il consigliere non ha aggiunto in più la via Cruillas. Perfetto, la Presidenza non ha altre comunicazioni. Ci sono comunicazioni dalle signorie a loro? Nessuna comunicazione, sì, passiamo all'ordine del giorno. Presidente, io ho una comunicazione. Prego, allora, Presidente, io l'altra volta ho fatto, mi sembra due settimane fa, delle richieste per quanto riguarda ritiro ingombranti in via Centorbe, via Gian Battista Ragusa, via Paladini, via Giacomo Bezio, via Brunelleschi. Un bel po' di richieste le ho fatte. Chiamo all'ingegnere Putrona e giustamente non mi risponde. Noi non sappiamo più onestamente più come comportarci per questi rifiuti ingombranti che tutto il quartiere San Giovanni Apostolo si sta accumulando di una cosa incredibile. Io capisco per adesso le conseguenze che magari sta attraversando la RAP, per carità, però è diventato invivibile, Presidente. Noi non sappiamo più come comportarci, non lo so. Io giustamente i residenti ci chiamano, mi chiamano e mi dicono di questi problemi per quanto riguarda gli ingombranti, però io ho fatto la mia richiesta, le mie richieste l'ho fatto, io a meno di questo non posso dire ai residenti, si aspetta. Io non so più quello che devo dire. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Nona. Io penso che lei abbia fatto più del suo dovere. Ne abbiamo affrontato proprio ieri questo discorso, era presente in videoconferenza nel tavolo tecnico, scusate, in terza commissione, sia il presidente Onorata che il presidente Putrona. E loro stessi, l'ho detto ieri, non so se lei era presente o comunque già era uscito, loro sono consapevoli dell'immane lavoro che stanno facendo nel quartiere San Giovanni Apostolo e che stiamo facendo noi, perché hanno confermato che arrivano migliaia di richieste, ma chiaramente è difficile soddisfare tutti i diciamo le brutte abitudini dei cittadini, perché l'abbandono di ingombranti ogni giorno, dovunque e in qualunque posto, non è da imputare alla RAP che poi non arriva a ritirare l'ingombrante, non si devono conferire gli ingombranti. Quindi mettiamoci in testa che qua l'unico trasgressore è il cittadino. Quindi consigliere Nona, ma io perfettamente, lei ha ragione, come io dico pure ai residenti, la colpa non è della RAP, è del cittadino che e purtroppo è incivile, questo ha perfettamente ragione, Presidente. Come c'è perfettamente ragione il Presidente Onorata e l'ingegnere Putrona, perché quando giustamente mi rispondono le stesse cose che sta dicendo lei, io non gli posso rispondere, è la pura realtà. Presidente, lei consideri, però fatemi finire, vi prego.
Voi considerate che quando si stipula un contratto di servizio, quindi in questo caso quello di RAP, si mettono dentro l'ordinario, non lo straordinario. Nell'ordinario c'è il ritiro dei RSU, della differenziata, quello che il cittadino dovrebbe fare, le stazioni mobili, quelle fisse, i centri di raccolta, l'asfalto, il marciapiede, tutto quello che concerne l'ordinario. Il ritiro dell'ingombrante o dell'RSU in qualunque posto sono tutte opere straordinarie che vanno a gravare sul bilancio, sui uomini, sui mezzi, su tutto. Quindi per questo poi l'azienda RAP non ci arriva, per questo l'azienda RAP poi ha i mezzi fuori uso, perché visto che li impiega, sai, io non voglio difendere nessuno, però voglio essere obiettivo, è una prerogativa che mi ha sempre contraddistinto e quindi devo essere obiettivo. Se tu un mezzo, anziché usarlo per tutti i chilometri, lo usi per 30 volte perché devi andare a bonificare 100 volte a settimana le stesse aree prese d'assalto, quindi in questo caso, visto che stiamo parlando di quartiere San Giovanni Apostolo, parliamo di tutte le discariche che ci sono nel quartiere San Giovanni Apostolo, le censite e non censite, se vogliamo prendere un esempio agli occhi di tutti, perché è il punto più vicino, che tutti ce ne accorgiamo, la via Giuseppe Cammarano, largo Cammarano lo facciamo bonificare una volta a settimana. Secondo lei è normale, consigliere? No, non è normale. L'azienda RAP ce la può fare, dovrebbe lavorare solo per noi. Cioè, l'azienda RAP, per riuscire a soddisfare tutti i bisogni del quartiere San Giovanni Apostolo, ci dovrebbe essere un'azienda RAP per il quartiere San Giovanni Apostolo. Poi possiamo parlare se dobbiamo parlare di un mancato spazzamento, al di là che magari è sempre il cittadino che ti butta il pacchetto di sigarette, le cicche, va bene, ma dobbiamo parlare dell'ordinario, quindi dello spazzamento, una mancanza della RAP, perché le aree non sono coperte e manca il personale, lo sappiamo tutti la storia, ed è da imputare alla RAP. Sempre, se non vogliamo prendere con ad esempio la famosa parola del presidente, perché io mi è rimasto troppo impresso, è successo 5 anni fa, ma è l'esempio più lampante, quando lui va a Monfalcone e parlava col sindaco, gli chiedeva ogni quanto passa lo spazzino, il sindaco dice: chi? Lo spazzino, ma lo spazzino neanche esiste, non abbiamo la figura dello spazzino a Monfalcone. Secondo lei perché non c'è bisogno dello spazzamento? Perché non c'è bisogno dello spazzamento? Perché non c'è nessuno che ti butta la cicca di sigarette, il pacchetto di sigarette, non c'è nessuno in civile, dobbiamo dire questo, ma comunque, visto che manca lo spazzamento, lo possiamo imputare sicuramente all'azienda RAP, al personale, va bene. Ma il ritiro degli ingombranti, io mi sento di dire ogni qualvolta lo fa la RAP, grazie che mi venite a ritirare gli ingombranti in 100 vie del quartiere San Giovanni Apostolo, Calandrucci, Cammarano, Felice, Centorbe, Zummo, le conosciamo tutti benissimo queste vie, sempre le stesse vie. Scusate lo sfogo, però io devo essere obiettivo. Ho dimenticato ieri a dire nelle mie comunicazioni che proprio perché per incentivare ancor più il cittadino in civile che conferisce, quindi non che abita nel quartiere San Giovanni Apostolo, che sia chiaro, che conferisce nel quartiere San Giovanni Apostolo, perché veramente mi viene, non ci voglio credere che gli ingombranti nel quartiere San Giovanni Apostolo vengono conferiti dagli stessi abitanti, veramente credetemi, è una cosa che mi voglio sforzare a non crederci, quindi spero che venga da fuori a confine del quartiere San Giovanni Apostolo per aiutare questo incivile e per aiutare i cittadini del quartiere San Giovanni Apostolo che vivono queste situazioni ogni giorno, quindi non tanto a noi, perché il nostro è un ruolo, è di comunque soddisfare le richieste dei cittadini, comunque adoperarci per questo, proprio in via Assoro, quindi vicino al centro commerciale La Torre per intenderci, è stata individuata un'area piccola, ma è l'unica area che è stata individuata, è un triangolo, dove tra pochissimo, nascerà un centro di raccolta. Quindi speriamo che chi ha intenzione di abbandonare i rifiuti in via Cammarano, in via Zoom, in via Centorbe, possa allungarsi di 200 metri e andarlo a conferire in un centro adatto. Quindi mi sento di fare un plauso alla RAP, anche perché credo che abbia individuato un buon centro, anche perché credo che sia anche l'unico per istituire appunto un centro di raccolta come quello appena inaugurato in via Minutella. Presidente, grazie, posso ci mancherebbe, mi dico un po', subito dopo poi c'è il consigliere Valenti. Sì,
Dico, io tanto per parlare, per dare diciamo un indizio, noi abbiamo questo Villa Peppino Impastato, cioè abbiamo questo campo sportivo abbandonato che è padrone degli ACP, è giusto? Perché arrivando a questo punto si prende quest'area solamente del campo che giustamente non si può fare niente a livello di che una volta ogni tanto l'associazione fa qualche cosa a livello di manifestazione per i bambini, quello che sia. Si crea pure un'area o un punto di stoccaggio di punta di raccolta per quanto riguarda ingombranti. Arrivando a questo punto si può creare pure questa area per fare. Solamente sto parlando del campo, non della villa. Che ne pensa lei? Assolutamente contrario. Questo non. Allora, se dovesse succedere una cosa di questo, mi vado ad attaccare con le catene, consigliere Valente, consigliere Nonno, glielo dico chiaramente, perché ogni giorno abbiamo combattuto per dare uno spazio verde, un parco giochi, un campo di calcio, un qualunque sfogo ai bambini già troppo penalizzati, ai giovani già troppo penalizzati del quartiere San Giovanni Apostolo. Quindi creare un centro di raccolta che poi inevitabilmente è una simil discarica, perché comunque sicuramente non ha un bel aspetto, dobbiamo essere sinceri. Infatti si cercano sempre aree più isolate possibili, ma non perché di notte vanno a conferire, per carità. Comunque c'è un grande accesso viario, camion vanno a scaricare, camion che vengono a ritirare, e non è un bel vedere. E siccome io ho sempre lottato e non ho mai finito di lottare affinché quel famoso campo di calcio ritorni un campo di calcio per il quartiere San Giovanni Apostolo, e a disposizione del quartiere San Giovanni Apostolo, quindi che sia chiaro, in capo a nessuna associazione del quartiere San Giovanni Apostolo, io sarò sempre contrario anche al solo pensiero, di istituire un centro di raccolta sulla villetta o campo annesso alla villetta Peppino Impastato. Questo è il mio pensiero, ma gli dico pure, sono veramente talmente determinato che se dovesse succedere per un mero caso, io mi vado ad attaccare con le catene. Questo è il mio pensiero sincero. Ma Oggi io mi sono svegliato così, consigliere Nonno. ho dato una mia interpretazione. E lei ha fatto Ma bene, questo campo consigliere Nonno. sportivo, mi scusi presidente, questo campo sportivo, lei quando è che noi che ci combattiamo 35 anni su questo campo sportivo, presidente. Lei forse ora si ci sta mettendo in questo campo per combattere. Io che ci combatto 35 anni, il consigliere Valente lo sa, ha capito? E questo campo non si farà mai, presidente, questo glielo dico io. Al 100%. Questo glielo Ha dico io. O se no, finito? se si deve fare, se si deve fare, poi ci deve essere un'associazione che va a pagare l'affitto agli ACP e si prende il campo sportivo. E così si può creare questo campo, ma pagando però agli ACP, perché se no se lo deve prendere il comune e il comune dovrebbe fare il campo. Tutto qua, presidente. Questo di qua lo direi. Posso intervenire, Presidente? No, 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 assolutamente. Allora, consigliere, un attimo solo, consigliere Valenti. Allora, consigliere Non. Mi fa piacere che lei combatte da 35 anni, io ci sto mettendo piede ora, da 10 anni che faccio il consigliere, ma non è importante, non voglio entrare in questo merito perché veramente altrimenti le potrei dire che per combattere bisogna fare delle guerre, con determinati tipi di guerre, quindi evidentemente per 35 anni chi l'ha fatto la guerra l'ha fatto con la fionda, quindi con strumenti veramente poco efficienti. Però le voglio ricordare, perché non è successo niente in questi 35 anni, però le voglio ricordare che, già l'ho detto in questa seduta, ma non l'ho confermato io, l'ha confermato anche il direttore dello IACP, il dottor Pupillo, che proprio io, e c'è un atto a firma mia, è una discussione che ho intrapreso io, quindi in quel poco tempo che mi sto occupando di questo, come dice lei, di questo campo di calcio, di questa villetta Peppino Impastato, visto che lei dice che mi ci sto occupando da poco tempo, mi è bastato a me poco tempo, perché nell'atto, e l'ha confermato anche il direttore, sa benissimo, scusate un attimo, signora Meccia, gentilmente alle 11:29 dobbiamo mettere in uscita il consigliere Aresu. Adesso. Sì, alle 11:32, Ciao quindi Mirko, ora il consigliere Susinno. Marto, scusa, io Sì, sono ok, alla presente, tutte. però ho problemi di connessione, quindi non riesco, mi cado in 2 minuti.
Hai visto entrare? Va bene, quando puoi, tranquillo. Tipo, allora, signora Meccia, gentilmente alle 11.32 è solo il consigliere Susin. Umberto, poi quando saremo in fase di votazione, se si assente, se assente, se sei presente, perfetto, meglio. Perfetto, va presto. Bene, tranquillo. Sì, 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 va bene, ok. Ve l'ho fatto dire anche in questa adunanza e ve l'ho fatto dire direttamente dal direttore, al di là del mio atto votato, ma era un accordo che ho preso io in fase di terza commissione congiunta col direttore, col commissario, scusate, il dottor Ferruggia, la cessione di tutte le aree in capo allo IACP a favore dell'amministrazione comunale, ed è un progetto, un documento sulla falsariga dell'accordo quadro del 2005 che sta continuando. Quindi io non lo so se succederà mai, come dice lei, io non ne ho sfera magica, non riesco a prevedere il futuro come ha fatto lei, consigliere Noni, però dicendo che non succederà mai, però sicuramente ora sono i passi importanti che si stanno muovendo per questa cessione. E se non si ricorda bene questo passaggio, mi dispiace, perché io proprio a favore suo e a favore di un suo atto, di una sua delibera, ho menzionato l'ultimo esempio che abbiamo avuto, che era l'apposizione di un palo di illuminazione in via Cammarano 16, una mozione sua, che l'amministrazione, precisamente le opere pubbliche, ci ha rigettato in quanto era un'area in capo allo IACP, e io ho voluto portare proprio questo esempio al dottor Pupillo davanti a voi, quindi non l'ho fatto solo in terza commissione quando voi non c'eravate, l'ho fatto anche davanti a voi. Io ho detto, questo è quello che succede in tutti i quartieri popolari tutti i quartieri popolari della sesta circoscrizione di Palermo, nella sesta circoscrizione, nella fattispecie San Giovanni Apostolo e San Lorenzo, le uniche due aree popolari che abbiamo. Quindi i passi si stanno muovendo ora, consigliere Nonno. Io apprezzo la sua proposta, io sono solo sincero. Se dovesse presentare qualcuno un atto per un centro di raccolta in questo campo, io sicuramente non lo voterò mai, anzi mi opporrò al massimo affinché non possa riuscire. Grazie, consigliere Nonno, nessun attacco personale, è chiaro, consigliere Nonno, giusto? È semplicemente un confronto giusto politico. Prego, consigliere Valenti. Sì, Presidente, intanto cominciamo per i rifiuti ingombranti. Chiederei al consigliere Nona di dire ai cittadini di collaborare, nel senso di dire, fare delle foto a chi scarica, prendere il numero di telefono di chi, dei mezzi che scaricano. Un senso di collaborazione, consigliere Nona, perché dico, non ce la facciamo più in questo modo. Dico, ogni giorno vediamo che aumentano sempre i rifiuti ingombranti, ogni giorno. Quindi chieda ai cittadini di collaborare. La seconda cosa, per quanto riguarda il campo sportivo, Presidente, ognuno di voi avete la vostra idea, ma io la mia, nel senso di dire, questo campo è nato per i bambini del quartiere San Giovanni Apostolo e sarà per i bambini, a prescindere dall'associazione che la guiderà. La stessa idea mia, consigliere Valenti, io questo ho detto. No, lo so, l'ho capito, Presidente, dico per me. Dico, quello è, perché questo è un terreno che fa parte del quartiere San Giovanni Apostolo, a prescindere di chi è che se l'UACP, se è del comune, ma spero che il comune già sta facendo delle carte per averlo questo terreno e fare del campo sportivo per i ragazzi. Presidente, sarebbe la cosa meravigliosa, perché in questo quartiere non abbiamo nulla, i bambini vanno a giocare solamente nella parrocchia, questo sarebbe un'opportunità in più per i ragazzi del quartiere San Giovanni Apostolo. Mi collego con lei, mi incateno pure io, Presidente, insieme a lei, perché questo campo sia destinato ai ragazzi del CEP. Grazie, Presidente. Allora la compro bella grossa la catena, consigliere Valenti. Grazie, consigliere Valenti. La Presidenza non ha altre comunicazioni. Allora, Susin era scrutatore, scusate. Susin, no, aspetti che glielo dico subito. Sì, sì. Allora, sostituiamo il consigliere Susinno con il consigliere Cannella. No, già Cannella. Già sono, esatto, già sono scrutatore. Ok, allora col consigliere Valenti. Valenti. Ok, Antonio, va bene. Buona giornata. Allora, prima di procedere alla votazione degli scrutatori, 11.36, mettiamo in uscita il consigliere Nona, l'ha appena comunicato. Sono cinque allora? Presenti, sì. Sono cinque. Sì, però procediamo con l'appello nominale, non vorrei che nel frattempo entrasse qualcuno e quindi lo possiamo, ancora c'è il numero, visto che cinque siamo in bilico, facciamo l'appello. 36 esce.
Ok. Aresu. Presente. Cannella. Favorevole. Limuli. Scusate, signori, è chiaro che sia favorevole la votazione. Scusate un attimo, signora Metti. Consigliere Arezzo ha detto presente. Siamo in fase di votazione. Sicuramente sarà favorevole. Vorrei sentire l'esito della votazione, non la presenza. Scusate, Certo. eh? Era Prego. la sostituzione del consigliere Arezzo. Forse c'è stato un po' di confusione, consigliere Arezzo. Era la sostituzione del consigliere Nona. Il consigliere Susino, qual è scrutatore? Convalenti. Consigliere Resu? Ok, Sì, favorevole. grazie. Dico, Ok, siccome grazie. l'appello per vedere chi c'era detto presente. Limuli. Favorevole. Nona, vediamo se è ancora qua. Niente. No, non è 11:36, era uscito, l'aveva comunicato lui. Sino. Favorevole. Susino. Susino è uscito pure. Tumbarello no. Valenti. Favorevole. Ok, sono cinque favorevoli. Allora, constatata l'assenza del numero legale, il presidente chiude la seduta e la rinvia domani alle ore 10. Buona Buona giornata a giornata a tutti. tutti. Buongiorno. Arianna, aspetto la delibera. Sì, certo. Lobby, aspetto Ok, te. a dopo, un abbraccio. Va bene, buona giornata.